E come promesso, eccomi qui ancora a tenervi compagnia in questa tomonotte dedicata ad Halloween Ognissanti. E proprio di Ognissanti si parlava poco fa, in riferimento a quella candela in più che nella mia casa si accende proprio in questa notte. Una luce, si diceva, che sia un'indicazione per gli spiriti che solo in questa notte tornano sulla terra e camminano tra i viventi. È questo, in effetti, il senso ultimo della festività di Ognissanti. È la festa di tutti, in qualche modo. Forse potremmo, con qualche licenza poetica, definirla la festa delle anime, che siano esse custodite in un corpo fisico oppure liberate da questo limite. Anche nella tradizione cattolica, infatti, è questo il significato della festività di Ognissanti. Giorno il 1° novembre, lo ricordiamo, festivo nei paesi di tradizione cattolica, appunto, proprio come il Natale, ad esempio, e da non confondere con il 2 novembre, giornata dedicata invece alla memoria dei defunti, momento in cui tradizionalmente ci si reca al cimitero per omaggiare e ricordare, appunto, i cari che non sono più di questo mondo. Quindi pare quasi che tutto abbia una precisa continuità. Da qualche minuto ormai, ovvero dalla mezzanotte di oggi, 1° novembre, le anime dei defunti raggiungono questa terra e si mescolano ai vivi per un giorno, per poi tornare al proprio mondo salutati in qualche modo dai viventi che gli dedicano ancora un giorno nel ricordo. Ed ecco che la scelta di titolare questa tomonotte speciale ad Halloween Ognissanti si fa chiara. Sfuma infatti nelle due tradizioni il senso ultimo di mescolanza dei confini. Questa, insomma, è la notte in cui il mondo al di qua e quello al di là si incrociano e si sovrappongono. Ed ecco che, teoricamente, i fantasmi autentici dovrebbero confondersi meglio tra i viventi grazie alle tante mascherine che una tradizione più moderna fa sfilare nelle strade della notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, quando evidentemente non ci siano situazioni particolari come quella che quest'anno sembra modificare ogni consuetudine del mondo. Ma parlavo di fantasmi. Parola fantasma di origine greca che significa apparizione, intesa come manifestazione soprannaturale che solo con il tempo è stata più strettamente vincolata all'apparizione dei defunti. E tradizionalmente va detto, l'apparizione del fantasma non era associata al sentimento di paura. Ma come il cinema, la letteratura racconta altro. Ma questo è un altro capitolo di questa tomonotte insieme che vi leggerò, è il caso di dirlo, tra pochissimo.